Beh, e adesso è il momento di dare la parola a un grandissimo professionista, un professore che ha dato la sua vita a trasmettere queste conoscenze a moltissimi medici, ha veramente dato e dà ancora tutto quello che ha per trasmettere questi concetti importanti, un carissimo amico, professor Pier Giorgio Spaggiari. Grazie Giorgio Terziani, grazie. La tua relazione è stata bellissima e devo dire una cosa, che adesso che ha parlato io posso uscire perché ha già detto tutto lui. Però forse qualche cosa non ha detto. E allora per spiegare bene come arrivare a questo dispositivo, che è veramente fantastico, io ho avuto in dono questi biscotti, sono passato lì, mi ha detto, scusi professore, provi questi biscotti, ma in questo momento non mi interessa provare i biscotti, c'ho in mano questo pacchetto. E vedete che questo pacchetto lo sostengo io, ovvio, perché se lascio la mano cade per terra, spacco anche i biscotti. Perché faccio questo esempio? Per dirvi che il peso di questo oggetto classifica anche un'altra grandezza fisica meravigliosa che si chiama massa. Allora vuol dire che questo oggetto che ha peso ha una massa, ma non faccio una lezione di fisica. Faccio il medico e allora dico, ma dentro il corpo umano noi siamo formati di masse? Certo, è ovvio, cavolo. Pensa al fegato, al polmone, al rene, alla C1, no? Alla S1. Siamo fatti di masse. Ma voi in università, molti medici che sono qui presenti, c'è stato qualche professore che ha detto ma scusa, siamo fatti di masse? E quindi per la fisica quantistica la massa è legata all'energia sottesa a quella massa lì, ovvero, e vuol dire che questa roba qui, che ha massa, è una forma di energia. Allora vuol dire che il mio fegato, il mio pancreas, il vostro, che sono masse, sono forme di energia. Quello di cui ha parlato lui. E l'energia come si esprime? Ha fatto vedere delle slides meravigliose. Si esprime con un'onda. Ma quando mai a medicina qualcheduno ha usato dire una cosa del genere? Ah sì, no, vero. Forse qualcheduno l'ha detto. No, l'ha detto in un altro modo. Perché? È perché se io vado dal mio collega cardiologo e mi fa l'elettrocardiogramma, e io mi sono divertito, mette degli elettrodi, vede la corrente, l'ha ripetuto lui. E io ho detto, ma com'è la corrente? Ma l'organo cuore emette corrente? Sì, certo che emette corrente. Anche perché se non la mettesse, la vediamo male, Ma la corrente... che io vedo qui attraverso la lampadina, attraverso questo, attraverso il radiomicrofono, è tutta corrente. Ma se c'è corrente, vi garantisco che si produce campo elettromagnetico. È una legge fondamentale della fisica questa, non è una fantasia dello Spaggiari. E allora cosa vuol dire? È che il mio cuore, attenzione, cosa vi dico? Il mio cuore che fortunatamente batte e quindi fortunatamente in effetti esprime una corrente, questa corrente produce un campo magnetico che raggiunge tutti voi. E voi cosa fate? State a ascoltarmi, come avete ascoltato Giorgio, con molta attenzione e sulla base delle cose che io sto dicendo,
voi risuonate sulle cose che io vi sto dicendo. Il mio cuore emette campo elettromagnetico, il vostro cuore riceve il segnale. Poi può dire, ma chi se ne frega? Non sono sulla stessa gamma di frequenza. È come se il vostro cuore fosse una radio. Io trasmetto, ma se voi siete in sintonia, risuonate su quello che io dico. E il cervello, l'ha rifatto vedere lui, il cervello emette campo elettromagnetico. Ma certo, perché? È perché io faccio l'elettroencefalogramma, metto degli elettrodi qui e guarda caso vedo una corrente e la corrente produce campo elettromagnetico. Ma voi a medicina avete sentito qualcheduno che vi ha detto questo? Io ho preso un mio primario, mi sono divertito. Ero un cardiologo, primario di cardiologia, e a questo punto viene da me e dice, scusi professore, perché lei mi ha convocato? È perché c'ho un'idea. Lei prende un elettrocardiogramma. Sì, certo, fa la diagnosi con l'elettrocardiogramma lei, eh? Sì. E come fa a fare la diagnosi? In funzione della forma, in funzione della frequenza, in funzione dell'ampiezza. Ah, allora guardi, senta, se mi permette io le disegno un magnetocardiogramma. Quello mi ha guardato come se fosse diventato matto e io sul suo elettrocardiogramma ho segnato lo stesso identico andamento, ma con delle linee incredibilmente più ampie. Ma scusi, cosa si sta facendo? Ho detto, ma scusi, c'è corrente nel cuore? Sì. Allora io adesso gli disegno il magnetocardiogramma. Guardate che gli americani hanno fatto i magnetocardiogrammi. Perché in Italia noi non facciamo il magnetocardiogramma ancora? Per questione di costo, adesso arrivo là. Ah, non ho tolto la metà? Ah. No, ma siccome dopo devo parlare alla telecamera che devo dire una cosa importante. Allora, voi capite bene che noi è come se fossimo un insieme di generatori di frequenze. Il mio fegato, il mio pancreas, i miei polmoni, rene, eccetera, eccetera, un generatore. Voi siete dei generatori. Ah, ma questo è un aspetto diverso rispetto a quello che avete studiato voi, eh? Quello che abbiamo studiato noi, molto diverso. Tutte le reazioni sono biochimiche, sì, e chi lo mette in dubbio? Sì, è vero. Ma chi ti garantisce la reazione biochimica? Io non ho tempo di spiegarvelo perché ho soltanto mezz'ora di tempo. È l'acqua del corpo umano. E dentro l'acqua del corpo umano nasce il campo elettromagnetico. Non ho tempo di spiegarvelo. Ma durante le mie lezioni lo spiego, lo dimostro. Quindi è vero che le reazioni biochimiche avvengono, certo, sono sacrosante, chi te lo mette in dubbio? Ma la domanda è, ma come cacchio fanno andarsi a incastrare al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta? Ma chi è Gesù Cristo? Chi è il regista di tutto questo? Ecco il problema vero. Ecco perché la medicina è fatta di grandi cose, ma anche di cose che ci permettono di non capire fino in fondo il valore della medicina. E grazie a noi, grazie a quelli che stanno facendo questa cosa, che hanno studiato un aspetto molto diverso, e io faccio questo esempio, ma guarda questa mano qua, ma guarda. E ma scusa, ma tu perché continui a guardare questa parte della mano? Guarda anche questa. Questa è profondamente diversa da questa, è vero. Ma non puoi dire che non è la mano dello Spaggiari questo qua. È un aspetto diverso e tu continui a guardare questo e sbagli. Meglio non sbagli. Trascuri. Non hai tutti gli elementi. Ma se guardo di qui,
Allora, guarda, io continuo a dire ai miei amici e colleghi, guarda anche di qua. Allora, che cosa vi devo dire? Ecco qua. Ecco qua. Ma cos'è che c'hai in mano tu? Ma guarda, non lo so, però adesso la studio, ve la descrivo. Ma questo qui sembrerebbe quasi, guarda, sembrerebbe quasi un filo avvolto. Eccolo qua, guardate, seguite il mio dito, un filo avvolto. E poi quando finisco di avvolgerlo, io torno indietro e faccio un avvolgimento esattamente al contrario. Beh, allora, dal punto di vista fisico, ho detto non faccio una lezione, vuol dire che io produco un campo elettromagnetico dovuto al fatto che giro così e poi dopo un campo magnetico che produco che gira esattamente il contrario. E allora uno può dire, beh, allora scusa, quella roba lì genera un campo elettromagnetico zero, nullo. Hai ragione, perché in effetti se c'è un campo magnetico che va in una direzione, crea un campo magnetico in direzione opposta, la risultante è zero. No, signore. No, signore. E qui mi piacerebbe, e dovremmo scrivere, anzi l'ho già scritto, l'ho scritto esattamente un anno fa. E se qualcuno sa un po' di matematica, vi dimostro che quando due onde che generano campo elettromagnetico vanno in controfase, la risultante non è nulla, ma nasce un campo che noi chiamiamo in un modo diverso dal campo elettromagnetico, che si chiama un'onda scalare, ma questo solo per cultura vostra lo dico, e che ti permette di avere la possibilità di rilevare delle informazioni. Quali informazioni? È quella, ad esempio, che Giorgio ha detto prendendo tre capelli. Tre capelli rappresentano un marker biologico importante. Bene, che fai? Lo metto qua. Eccolo. E questa è una bobina, abbiamo detto, una bobina particolare, Ho detto che comincia, va da una parte e poi ritorna. Beh, e che cos'è? In grado di... Il capello fa risuonare... Oh, ritorniamo da capo. Ma noi siamo sistemi risonanti. Sì, attenzione, Attenzione a cosa vi dico. Ma tu il capello che cosa ti dà? Il bulbo che cosa ti dà? Ti dà quello che noi fisici chiamiamo lo spettro di frequenza. Che parola difficile, madonna. Spettro di frequenza. Cosa vuol dire spettro di frequenza? Vuol dire che il mio fegato, il mio pancreas, il mio rene, la mia C1, la mia C2, la mia C3 emettono dei segnali, l'avete visto, delle frequenze. La somma di tutta questa roba si chiama spettro di frequenza, ma lo spettro di frequenza può anche essere modificato dalla presenza, l'ha fatto vedere lui in una bellissima slide, del fatto che io sono incacchiato, nel fatto che io sono felice, nel fatto che io ho mangiato una roba che è stata una porcata. Tiene conto di tutti questi parametri, compreso gli inquinamenti. Ah, caspita, allora il mio spettro di frequenza varia in funzione dell'ambiente. E quando io dico l'ambiente, metto dentro tutto, compreso le relazioni sociali, compreso le preoccupazioni, compreso il fatto che adesso a ottobre ci faranno di nuovo le vaccinazioni, per cui siamo tutti così. Cambia lo spettro di frequenza, cambia. Ma attenzione, e qui sottolineo, quando io prelevo i tre capelli adesso, che sono le 10-10, è lo spettro di frequenza di quel momento lì. È la memoria di tutto quello che è avvenuto nel mio organismo in quel momento lì.
Se io lo prelevassi fra 10 minuti, uno dice, ma non è uguale. È certo che non è uguale. Perché? È perché lo spettro di frequenza è un qualcosa di dinamico che fermo nel momento in cui io prelevo il capello. Allora, cari amici, questo è il vero discorso e ha fatto bene a metterlo sottolineato, che sono io che faccio la diagnosi. E perché utilizzo lo strumento di risonanza magnetica? E perché utilizzo l'ecografia? E perché utilizzo l'esame del sangue? È perché poi arrivano a me e io, sulla base di quello che vedo, sulla base di quello che interpreto, faccio, esprimo una diagnosi, non lo esprime lui. Lui è uno strumento di supporto alla diagnosi. E cosa succede allora? Che il mio capello in quel momento, all'istante 10, sono le 10 meno 5, e mi dà lo stato dello Spaggiari in quel momento qua. E caspita, ma lo spirito è grande. Ma come fa a interpretare uno spettro così grande? Ma se noi non avessimo sistemi informativi, informatici pazzeschi, che sono in grado di elaborare in tempi brevissimi tutto lo spettro, e cosa fa? Il mio spettro arriva, va dall'altra parte, io dico va in Austria, va in Germania, va dall'altra parte del mondo, via internet. E lì cosa ci sarà? Un centro di elaborazione dati che confronta il mio spettro di frequenza, il vostro spettro di frequenza, con tutti i segnali che sono dentro là e che vengono immediatamente confrontati. Ecco, strumento meraviglioso. Ma chi l'ha fatto questo strumento? Ma un genio, dei matematici, dei fisici, non dei medici. La risonanza magnetica nucleare di cui ha parlato il collega non l'ha fatto un medico, l'ha fatto un gruppo di fisici. Non perché i fisici sono più bravi dei medici, non perché i fisici sono più bravi dei biochimici, no. Ma perché l'insieme delle persone, ognuno con la propria capacità, ognuno con la propria cultura. La medicina oggi deve essere per forza multiculturale. Qui c'è un esperto di agopuntura, io parlo di energie, figurati te. E lui cosa fa? Se non infilare degli spillini, degli spilloni da qualche parte e dire modifico la situazione dell'energia. Oh! E noi dicevamo, ma no, ma guarda così qui, ma l'energia. L'energia è quella lì, guarda, l'energia è quella del sole. No, l'energia è la sua. E noi dicevamo che quel tipo di medicina là, che l'abbiamo chiamata medicina orientale, non c'entra niente con la medicina nostra, occidentale. Ma la medicina è una, amici, la medicina è una, vuol dire che lui ha una conoscenza molto più ampia rispetto alla conoscenza della medicina orientale e occidentale. Le ha unite tutte e due, che è quello che faccio io. Ecco allora la presentazione che io vi ho fatto nel dire che quando scriveremo per tutti voi un pamphlet che è già pronto, ma non ancora stato stampato, in cui faremo vedere che dietro questa semplice bobina ci sono studi matematici che dimostrano quello che io ho cercato di rappresentarvi con questa mia breve introduzione. Ma lo sviluppo matematico qua è uno sviluppo che fa vedere come i fisici, i matematici sono riusciti ad ottenere
una cosa meravigliosa. E d'altra parte vi devo dire, e concludo con questa battuta. Vedete, sono uno studioso di Einstein. Certo, la fisica quantistica, la medicina quantistica. Ma Einstein ha raccontato che una volta all'anno un certo Solvay, lo conoscete tutti, c'è ancora l'impresa Solvay, che è una importante industria chimica, riuniva i fisici di quel tempo. Riuniva perché lui aveva, pur essendo un chimico, era innamorato della fisica. E allora chiamava tutti questi personaggi, tutti hanno preso il Nobel, tutti hanno preso il Nobel. Quindi, volete qualche nome? Sì, Einstein, Curie, Heisenberg, tutti, Bohr, tutti hanno preso il Nobel. E lì facevano questi convegni in questo grande hotel di Bruxelles e devo dire che a questo punto arrivavano anche a usare parole dure, perché quello che diceva lui non era quello che dicevo io, quindi io contestavo lui, lui contestava me, quindi insomma c'erano momenti di grande tensione tra questi geni. D'altra parte la fisica quantistica è qualcosa che va molto in là. E quindi è chiaro che diventa difficile. E Einstein diceva, nel momento di riposo, noi ci riposavamo e dicevamo, ma insomma, a Bruxelles in quel momento lì c'erano le streghe, facevano, siamo all'inizio del Novecento, quindi si riunivano le streghe. E anche le streghe, quando si riunivano, ognuno tirava fuori la propria pozione, le proprie stregonerie, e anche loro si prendevano quasi per i capelli. Allora Einstein faceva questa considerazione. Beh, mi sembrava che, insomma, nell'incontro che abbiamo avuto oggi, era quasi proprio un incontro delle streghe. Noi parliamo di concetti che sembrano essere delle stregonerie, io ve le ho dette. Che dietro la massa c'è energia. E che l'energia si esprime con onda e che il parametro fondamentale di quell'onda si chiama frequenza. Ve l'ho detto. Ma questa qui è stregoneria. No, questa è scienza. Allora concludo dicendovi che se Einstein, che è lassù, che mi sta guardando, diceva che in fin dei conti gli incontri erano quasi da stregoneria, io oggi vi ho presentato, essendo uno stregone piccolo così, dei concetti che sono da stregoneria. Grazie a tutti. Meraviglioso prof.